Ragazzuoli, allora, mi viene già da ridere. Siamo su FIFA 20, quest'oggi solo con Joseph, perché, incredibilmente, siamo nella modalità cooperativa. Ciao Joseph. Ciao a tutti ragazzuoli, non ho la minima idea di quello che devo fare, bro, però sono qui. Infatti non ho nemmeno la minima idea di cosa tu stia scegliendo. Allora, ancora deve scegliere la squadra, Giuseppe. Sì. Ti prego... sorprendici. Vado, fai tu la scelta della squadra. Non c'è il casuale, no. C'è il casuale, ma voglio in realtà che la faccia tu la scelta. Quindi tranquillo. No, io sta responsabilità non me la piglio. Ok, Giuseppe, allora ho scelto l'Inter. Non ho scelto, sono andato di casuale. Perché non guardavo quando... È andato casuale. Giocheremo comunque con l'Inter. Allora, adesso devi solo riuscire a startare. Ragazzi, poi, non so se avete capito, ma giocheremo praticamente, cioè... controlliamo dei giocatori per volta. È un po' particolare la situazione, ok? Però un giocatore lo controllo io, uno lui, uno io, un bordello. Diciamo una cosa, però diciamola, ragazzi. Io praticamente a FIFA credo di averci giocato praticamente due volte dopo mesi, mesi e mesi. E io a FIFA non è che ci abbia mai giocato più di tanto. Si passa con la X, okay, con la croce, come vuoi chiamarla. Allora, aspetta, dobbiamo capire prima. Ok, allora, guarda la visuale, ragazzi, sì. Bordello. Tu sei quello col cursore rosso in testa. Ma questo okay? Lo so, sempre... Gianfra, questo sì, mi devi dei tasti almeno. Sì, ma cambieranno. Io passo, Giuseppe, sei pronto? Sì, sì, sì. Ok. Allora, oh, ragazzi, subito colpo di tacco da parte di Giuseppe. No, cioè... ma io almeno le allora, basi Giuseppe... le so. Solo mi devi dire come si corre. Allora, si corre con R2. Ok, vai, prova a correre, vai. Sprinta. R2, vado. Sì, Gianfra, ma che mi combini? Stai solo tu. Allora, stai sempre attento. Oh, loca. No, Gianfra, guarda, stai criticando me. Stai facendo degli errori banalissimi. Tieni, guarda questo che tira. Gianfra, mi devi dire solo come Giuseppe, si tira. Giuseppe, lanciati. Giuseppe, vai. Vado. Vai, Giuseppe. Tieni il tasto per R2, tirare. Corre con... Si tira con cerchio. Gianfra, non è vero, c'ho le altre impostazioni di tasti. Ci sei, non fa niente, abbiamo segnato. Ma stiamo a giocare con uno online e si fa segnare così. No, Giuseppe, stiamo a giocare con due online, veramente. Due contro due. Ah, addirittura, ma sei impazziti. Sì. Bro, io Giuseppe, c'ho abbiamo trovato due più pipponi di noi, non ci posso credere. Allora, ricorda sempre che tu sei cursore rosso. Sì, sì, sì. Quindi controlli sempre i giocatori. Maron. Giuseppe, l'hai arato. Ma vai piano. No. Su, Giuseppe, sei un pazzo. Prova a premere quadrato un attimo qui. Premi quadrato. Sì. No, Giuseppe, quadrato. Tieni premuto quadrato, vai. Va bene. Giuseppe, quadrato. Quadrato. Vai, ma perché ogni volta che premi quadrato? No, non ho premuto quadrato, Gianfra, ero sotto pressione. Che premo quadrato? Che mi metto a tirare? No, non lo volevo fare. C'avevo pressione addosso, che mi metto a premere quadrato. Allora, Giuseppe, stai tranquillo. Io tapperò i buchi della nostra squadra. Gianfra, okay? Non credo proprio che tapperai i buchi. Che buchi puoi tappare? Devi tappare solo... No, Gianfra. Però sì. Vedi, cioè, Giuseppe, un pochettino attento, c'è. Io dico che è buono tutto, eccetera, perché so che... Ah, boh, ma perché non so giocare. Dico, per non saper giocare è meglio di niente. Giuseppe, comunque, prima ti ricordi che ho detto che avrei tappato i buchi? Ne sto lasciando più io. Me ne sono reso conto, comunque. Mannaggia. Secondo me, Gianfra, tu sei un mentitore. Vai, Giuseppe, allora. Vai. Giuseppe, vai! Vai, Giuseppe, vai! Vado. Vai, vai, vai. No, Gianfra, vai. È mio. Allora, prova con quadrato. Vai, Gianfra! A porta libera. Allora. Gianfra, dillo. Allora, sei stato... Mi hai sorpreso, ti dico la verità. Io volevo che provassi a tirare. Ma così. Però sei stato sorprendente. Oh, mi ha passato la palla a porta vuota. Bravo Joseph. Gianfra voleva andare sul sicuro. Ho detto Gianfranco qua la butta dentro. No, non diciamo di buttare, ragazzi, dentro cose. Lascia stare. Bravo. Guarda qua che trick t'ho fatto. Ci fosse stato tu, beh, comunque non me l'avrebbe mai passata quella palla. No, io gioco per vincere in compagnia, no, da solo. Beh, ragazzi, Giuseppe comunque non ne sta sbagliando una. Vai, Giuseppe, vai. Gianfra! No, Gianfra! Gioca da Dio. Allora, questo buco lo tapperò sicuramente. Vai, Gianfra, tappa con, tutti i buchi giocatore. Che puoi. Bella, Giuseppe. Ma che mamma vuole mia, questo? Ma Giuseppe, ma perché ti abbiamo messo a porta nella Inazuma? Gianfra, ma avete sottovalutato. Cioè, ma perché ti abbiamo messo a porta? Ma guardate. Vai, inserisciti, vai. Vai, Giuseppe. È mio. Maronna, Giuseppe, vai. Quasi, peccato, no. Tornata male.
Vai, vai, vai. Buttati in mezzo, buttati in mezzo. Giuseppe. Vai, vai, vai. Vai. No. No. No, vai, vabbè. Mamma mia. Ma io, mamma mia, Gian ma Bra. Tu deve vedere questo video. Gian Bra, maronna mia, non ci credo manco io. Guardate. Gianfranco, ma che state uccidendo, Gianfra? Ragazzi, Gianfra, ho fatto un'intelligenza. No, ha un'intelligenza. Allora, mi sa che questa partita noi non la porteremo a termine, perché questi prima o poi, scusa, ce la quittano, te lo dico. Li stiamo asfaltando. Li stai asfaltando. No, Gianfra, questo video, se non ottiene 100.000 views, cioè, guarda. Ma questo video, sai per primo chi deve vederlo? Il capitano della Inazuma lo deve vedere per primo. Ma avete sottovalutato continuamente, ma avete sottovalutato. Mamma mia, ragazzi. Manco le partite del cuore sono così. Vai Joseph. Mamma mia, intelligenza clamorosa di Joseph. Sei al volo. Prova! No, ho sbagliato. Ho sbagliato la tempistica. Ma io non capisco come è possibile che questi ce la... Quasi si sono proprio arresi. Cioè, ragazzi, sì. Fine primo tempo, Joseph migliore in campo in assoluto, non c'è dubbio. Dai, però ti ho stupito, bro. Ti ho stupito in una maniera veramente devastante, dillo. Ma sì, perché mi aspettavo che manco un tiro, manco un passaggio riuscisse bro, a fare. Bro, l'ultimo gol che poi abbiamo fatto, che poi hai fatto tu, cioè sono arrivato fino alla porta da metà campo da solo scartando 2 o 3 di loro. Cioè, per farti capire... Il che è tutto dire. Ah boh, mo questi non è chissà quando erano. Cioè, questo fa tutti i trick, ma c'ha 4 palloni presi. Quindi voglio capire che senso c'ha tutti questi balletti che si sta facendo. Ma comunque mo veramente, a parte tutto, io credo. Oh, Giuseppe, vai. Vai Giuseppe, io credo in te. Nel cuore mio. No, vabbè. Volevo far capire. Ci ho provato. Vabbè, ho capito quello che volevi fare. No, in realtà non ho capito niente, però va bene lo stesso. Dai, con calma si fa tutto. No, infatti ho sbagliato io, frate. Gianfra, devi riempire bene questi buchi. Oh, e mi lasci da sola a me. Difendila tu questa. Difendila tu, ce la fa. Ma ce l'ho fatta. È andata. Vai Giuseppe. Bella. No! Ma non l'hai messa fuori. Ma dove, bro? No, dai, dobbiamo finire almeno 6-1 questa, ti dico. Tirisciti, vai. Ma se possiamo facendo... Rigore! No, vabbè, questo lo tiri tu. No, lo tiri tu. Mamma mia, bro! Questa. Ma che stanno... Comunque... Fallo tu, come va. Devi far tira tu? Ah, caspita, lo posso tirare per forza solo io. Allora, calcio Giuseppe, guarda di rigore ed tiro, espulsione. Guarda qui che rigore. Vai, portiamolo a casa. Mette. 5-1, vai! Guarda che rigore. No. Pietrificato il portiere. Pietrificato. Mamma mia. Ma devastati proprio. Mamma cioè. Mia. Bro, ma noi eravamo partiti. Io devo capire questi che... Con uno spirito totalmente differente. Eravamo partiti differente. Che dovevamo... Sì, che dovevamo beccarle proprio, ma... Cioè, ma che fanno? Allora, Giuseppe, vai. Contropiede. Bella, vai, non è fuori gioco. Vado io da solo, vai, Giuseppe, tiro. Vai Giuseppe, devi schiattare la porta. Vai. Cioè, ma pure finalizzazione proprio tremenda. Mamma mia, tremenda. Ragazzi. Allora, bro, io sono interdetto, ma sai che è? Perché non me l'aspettavo manco io. Guarda. Vai. No, ho sbagliato tasto. Ho sbagliato tasto. Dici tu, ho appena detto sta cosa, ho semplicemente sbagliato tasto. Vai Giuseppe. Gianfra, ma ti è mai capitata una partita così? Cioè, diciamo... Ma credo mai. Credo veramente mai. Ma dove però? Che gol ci ha fatto? Dai, è stato un gol alla Joseph the Gamer, che poi abbiamo scoperto che ti fai gol incredibili, trick pazzeschi. Chi è? Vai. Chi è? Aspetta, ma non eri tu che hai detto pendita? No, è Mirko su Discord. Era però... Mirko. Allora, ragazzi, c'è stato qui un'intromissione un attimo. Voi non lo potete sentire, purtroppo. Mirko, non so se ci stai sentendo. Giuseppe ha fatto tipo tripletta in sta partita. Ti dico solo questo. Te dovrai vederti sto video quando uscirà, No, aspetta, ma lui non si sente. Si deve sentire pure lui. Lo so che non si sente. Vai, Gianfra. Lo stai insultando. Vai Giuseppe, triangolo. No, fai qualcosa. Passala. Bella così. Giuseppe, a quell'altro, vai, tira. Mamma mia, va bene, bro, va ci bene. Ho provato. Manca va poco bene. Ma che recupero ci ha dato a questo inutile?
No, esagerato. Bella, Giuseppe, ottimo cross. Ce l'ha rimessa in mezzo, grazie. Tira, tira, prova l'ultimo. No, niente. Va bene, va bene. Ragazzi, io direi che è abbastanza. Può finire così. È stato un esordio pazzesco, a dir poco. Giuseppe, non lo so. Fai tu gli ultimi commenti. Allora, ragazzi, io bene o male da metà partita in poi, non so, mi sono scioccato perché personalmente non me l'aspettavo nemmeno io. Chiaramente gli avversari erano veramente senza voglia. C'è Mirko, tra l'altro, che sta facendo roba. Ce l'abbiamo fatta. C'è Mirko di sottofondo che fa dei suoni strani, veramente. Io ve lo farei sentire. Voglio ve lo fare sentire. Se riesco, lo faccio sentire. Mirko, ti stanno sentendo. Non so se si sente comunque. Giuseppe, chiudiamo qui, dai. Ragazzi, mi piace. Se volete altri video di questo genere, commenti, iscrivetevi. Grazie a Joseph. Grazie anche a Mirko per i versi incredibili che sta facendo nell'ultimo. Lasciamo perdere. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao ragazzuoli. Che stronzi.